Ciao, salvo. Ciao, entra. Non ti preoccupare, non ti faccio niente, entra. Sei entrato? Avvicinati. Non ti faccio niente, avvicinati. Siediti. Alzati di nuovo. Così, un mio capriccio, alzati di nuovo. Salvo! Devo dirti una cosa. Capisco la tua gelosia, però io te la devo dire. Io sto con tua sorella. Troppo diretto. Salvo! Indirettamente sto con tua sorella. Ci dovevo pensare prima, ormai mi assumo le mie responsabilità. Lui entra, mi fa una faccia così, ma io mi assumo le mie responsabilità. Ci dovevo pensare prima. Se no la devo prendere alla larga, che può essere che prendendola alla larga. Senti, Salvo, ma questo fatto che il Palermo è tornato in Serie A dopo 102 anni, ma tu come, secondo me, guarda, i servizi segreti c'entrano. A proposito, Salvo, lo sai, e tua sorella stiamo insieme. Sì, da quanto tempo? Ma che saranno, Salvo, 2 anni? Già morto sono, già me lo vedo. Lui entrerà, si siede, si zittisce, non dice una parola per farmi sentire in colpa, si ingrugnisce piano piano, gli spuntano i peli, le setole, un cinghiale. Ormai c'ho il complesso del cinghiale e vorrei capire dove ho sbagliato io, vorrei capire. No, io vorrei capire dove ho sbagliato. Salvo, lo sai, ho scoperto che tua sorella sta con me da 2 anni, non ne sapevo niente. Fai parlare a me, secondo te, fammi parlare, secondo te tua sorella ti dice sempre la verità? Sì! Bravo il sempliciotto che non sei altro! Non è vero, ci sono volte in cui ti mente. Per esempio, fammi parlare, te lo ricordi quest'estate? Quando ti ha detto che se ne andava in vacanza, te lo ricordi? Dove ti ha detto che se ne andava? In un convento, bravo il sempliciotto che ci hai creduto! Non è andata in un convento la stronza? No, no. È andata in Valtellina, in Valtellina. È inutile che ridi, è inutile che ridi perché io lo so. Come lo so? Perché ho le prove, perché siamo partiti insieme, Salvo. Siccome siamo fidanzati da 2 anni, dovresti apprezzare che mi sto costituendo, Salvo. Ma io non te l'ho detto anche perché tuo padre e tua madre lo sapevano, lo sapevamo tutti. È da 2 anni che ti ridiamo tutti alle spalle, Salvo. Ma io non te l'ho detto perché avremmo rovinato tutte cose, Ficarra. Avremmo rovinato la carriera, i soldi. Avevi i soldi, sa? No, perché? Da Tirchio, no, però tu hai i soldi, ci tieni, Salvo, quanto vuoi per tua sorella che eventualmente lo so. Che hai detto a me? C'è qualche problema? Non sei nessuno, non sei nessuno, sei tutto peli e setole, sei un cinghiale che non vale niente. Allora, da 2 anni mi faccio a tua sorella in tutte le posizioni possibili e immaginabili. E allora, sei niente. Peli e setole, questo sei. Certo, e non solo. Sì, e tuo padre e tua madre lo sapevano, anzi, certe volte gli piaceva pure guardare. E allora. Ma tanto che te lo dico a fare, quest'estate, altro che convento, quest'estate siamo stati in Valtellina. Da 2 anni ti prendi in giro, tu pensavi al convento e noi eravamo in Valtellina. Ma tanto non sei nessuno, sei tutto peli e setole, non sei nessuno, sei un cinghiale che non vale niente. Se tu avessi avuto una. Che fai, la imitazione? Abbi di perdono giusto perché oggi ho ricevuto una telefonata meravigliosa. Lo sai chi mi ha telefonato? Ti ricordi quando siamo andati a fare. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Non lo vedi che cos'è? Non lo vedi che cos'è? Ma che stai facendo? Non lo vedi che cos'è? Mi stai levando il giubbino. Ah, allora lo sai che ti sto levando il giubbino. Non te lo posso togliere il giubbino. Ma che novità che io arrivo e tu mi levi il giubbino? Oh, ma perché sei così aggressivo e impulsivo che ancora non ti ho detto niente? Ah, io sono aggressivo e impulsivo, ma come tu mi levi il giubbino e non ti devo dire e niente? E non te lo posso togliere il giubbino? Ma se non me l'hai tolto mai? E vabbè, nell'amicizia si toglie. Nell'amicizia? Nell'amicizia. Siamo amici da 10 anni e non me l'hai tolto mai. E vabbè, amicizia significa saper aspettare 10 anni per togliere un giubbino. Le scarpe me le levi subito o aspetto 3 anni?
Vedi, veramente di calmarti, Omba, che se c'hai problemi te li risolvi a casa per i fatti tuoi, non che vieni qua a sfogarti già tutto con i peli, le setole, un cinghiale. State veramente calmo. Ma come, mi levi il giubbino, non ti devo dire e niente. E non te lo posso togliere il giubbino. Ma ci sarà una motivazione. C'è, la motivazione c'è. E qual è? Per evitarti lo sbalzo. Per evitare? Lo sbalzo. E chi è il suo sbalzo? Fuori caldo, dentro freddo, t'ammazzi. Ma fuori caldo, dentro freddo? Ma che abito nel frigorifero io? Ma vedi veramente di stati calmo, veramente, stati veramente calmo. Ma se c'hai problemi, risolviteli a casa che già qua ci... La lasciamo stare, va bene? Niente, ti chiedo scusa, non lo sapevo, sto fatto dello sbalzo, sarà una novità. Non è una novità. Diciamo. Che cosa? Il fatto dello sbalzo, dico. Non è una novità. Non è una novità? No, signore. Da un sacco di tempo si sa che c'è lo sbalzo. Proprio assai, proprio. Minimo 2 anni che... 2 anni? 2 anni che c'è lo sbalzo. Ma non solo in Sicilia, che tu puoi pensare è un problema siciliano, ovunque c'è lo sbalzo. Tu vai in Valtellina, per esempio, e là c'hanno il problema dello sbalzo, che lo sapevano tutti. Pure tuo padre e tua madre lo sapevano dello sbalzo. L'unico che non lo sapeva sei tu. E chi è? E dove vivi? In convento vivi? Valentino, ho l'impressione che tu mi debba dire qualche cosa. Allora, innanzitutto ti devi calmare. Devi calmare, va bene, perché io te lo volevo dire prima. Allora, salvo, se allora io da 2 anni, allora salvo, io da 2 anni, allora salvo, io da 2 anni, ti amo. Per... Valentino, capisco che non è facile resistermi. Tuttavia io ti stimo e ti apprezzo come amico. Se non vuoi farti più sentire, ti capisco. Richiama quando senti che il tuo sentimento è cambiato. Addio per sempre che è più... Ma che cosa hai capito? Quello che mi hai detto che tu. Che cosa hai capito? Io amo una ragazza e non so come dirglielo, va bene? Mio Valentino, mi levi il giubbino, mi dici ti amo, così mi fai venire patemi d'animo, mi fai venire. Perché sei malopensante, per questo. No, sei tu che sei troppo timido. Ma che ci vuole? Vai da una ragazza e gli dici ciao, ti amo, piacere, Valentino. Lo sa. Ah, lei lo sa. Lei lo sa. Bravo, finalmente hai fatto un passo avanti. Quante volte sei stato fidanzato con ragazze e loro non ne sapevano niente? È la famiglia che non lo sa. La famiglia di chi? La famiglia di lei. La famiglia di lei? Perché che non è possibile? Ma perché che è una famiglia all'antica? Una famiglia normale. Cioè ancora nel 2004 esistono famiglie che mettono i bastoni in mezzo alle ruote a una coppia maggiorenne. Vabbè, vuol dire che esiste. Perché penso che lei è maggiorenne. Certo. No? Quanti anni c'ha? 3 anni meno di te. Perciò quanto a mia sorella, quindi più che maggiorenne. E quanti anni hanno i genitori di lei? 65, 66. Peggio ormai rincoglionito. Ma con la figlia di Neanderthal no, ti sei andata no, ma no, non ti permettere mai più a parlare male dei miei suoceri, va bene? Che sono delle persone splendide, anzi ci coprono. Che se non ci coprissero lo... Che cos'è che fanno? Ci coprono. E da chi vi coprono? Da lui. Ma da lui chi? Coso? L'otite, salvo, no, l'otite. No, allora sono 6 mesi che mi tormento con questo fatto dell'otite. Ma se non ti capisco quando tu parli. Ma può essere che sei tu che c'è la laringite? No, signore, perché io le cose te le dico chiare. Sei tu che non le devo capire. Non te capisco. Ci coprono da lui. Ma da lui chi? Dal fratello. Il fratello di lei? Perché non è possibile? Perché che fa? Non ti conosce, non ti apprezza? No. Mi conosce suo fratello e mi apprezza. Ah, pure! E lo sai che sono un bravo ragazzo. Ah, pure lo sai. Lo sai pure tu che sono un bravo ragazzo. Te lo ricordi che sono... Ma lo ricordo. L'accendiamo. È geloso. È geloso? Perché non si può essere gelosi. Ma cosa fai? Lo stai giustificando? Lo sto giustificando. Ma te lo posso dire quello che pensi? Dire quello che vuoi. Tuo cognato è uno stronzo. Mamma, dillo pure tu. Dillo, mio cognato è uno stronzo. Ti liberi. Sto zitto! Siediti, hai capito? E siediti! E non ti permettere mai più, sai, mai più a parlare male di una persona splendida qual è mio cognato. Né tu né nessun altro si devono permettere a parlare male di una persona splendida qual è mio cognato. E ti prego, in futuro ricordati le parole che ti sto dicendo in questo momento.
Sei troppo buono di cuore. Problemi miei, non sei troppo buono di cuore, le persone se ne approfittano. Vabbè, lascia stare. Ah, ma perché non capitano a me? E non ti possono capitare. Certo, non mi capitano perché lo sanno il carattere che ho, invece di te se ne approfitta. Vabbè, non ne parliamo più. Ecco perché però sei così nervoso. Io non te lo volevo dire, ma vedi che tu la notte parli nel sonno. E che dico? Non lo so, non ti capisco, questo fatto dell'otite non ti capisco. Super giù. È una cosa strana, una cosa... Com'è? Il maiale. Il cinghiale. Il cinghiale, ecco, il cinghiale. Chissà gli incubi che fai, chissà che cosa ti sogni. Comunque sono e rimangono problemi miei. No, non sono pure problemi miei, capito? Il tuo nervosismo diventa il mio. Vedi qua per un cretino come me. Ma quanti anni ha lo stronzo qua? Vabbè, tuo cognato, dai. Quanti anni ha? L'età tua. L'età mia. Aspetta un numero. Valentino, dimmi la verità. Ma che è del 71 come a me? Sì. Minchia, ha rovinato una generazione questo di qua. Oh. Ma io non lo so. Cioè, questo da solo ha infangato una classe. Ora a me mi tocca andare a telefonare a tutti quelli del 71 e dire, ragazzi, non conviene essere del 71 perché c'è uno stronzo a piedi piedi. Ma tu di che anno sei? Del 71. Ho risponduto alla telefonata, vedi che c'è uno stronzo a piedi piedi che tu bagnato, che tu lo conosci. Ma come si fa? Una mela marcia che va a rovinare una generazione perfetta. Vabbè, non ne parliamo più, lascia stare. Ma? E da quanto tempo è che sei fidanzato con la sorella della mela marcia, tu? Cosa? L'otite, salvo, l'otite! Mi sto facendo le cure, mi faccio gli impacchi, ma non è che posso uscire con le borse d'acqua calda attaccate nelle orecchie! Non so, ma io le cose te le dico chiare, sei tu che non le vuoi capire! Non te capisco! Da due anni, va bene, da due anni! Sei fidanzato da due anni? Da due anni! Da quando è iniziato lo sbalzo? Perché non capitano a me certe cose? Non ti possono capitare, a uno doveva capitare ed è capitato a me. Viene da me un cretino e mi dice, sai, non puoi uscire con mia sorella perché io sono geloso. Ah sì? E allora? Io pure ce l'ho una sorella, lo so che significa essere gelosi, ma tu esageri, caro mio, c'è modo e modo di essere geloso. Ma che c'entra tua sorella in questo discorso che stiamo facendo noi? No, niente, che c'entra? Così, per dire, per fare un esempio che uno deve essere geloso ma senza esagerare. Allora, ma te la posso fare una confidenza? Io certe volte non vorrei essere geloso di mia sorella, lo faccio per lei, per farla sentire protetta, gratificata. A me che cosa mi cambia? Allora sappi che lei si sente protetta e gratificata, guarda. Certo. Prendi per esempio quest'estate, è venuta da me mia sorella, dice, sai, Salvo, vorrei partire in vacanza. Le ho detto, vai, ci sono tanti di quei conventi, vai dove vuoi. Dice, no, mi piace un convento sulle Madonie. Vai, sai quanto tempo vuoi, tra una settimana ti vengo a prendere. È andata, si è divertita, bella tranquilla. Ma chi le ha detto niente? Però telefonava 3 volte al giorno, telefonava. E tu come fai a saperla questa cosa? L'ho detto pianissimo. Mi sono operato. Ho intuito, Salvo, ho intuito che se io avessi una sorella come minimo telefonerei 3-4 volte al giorno, ma pure se fossi sorello di me stesso mi chiamerei. Che stai scherzando? Ma troveresti occupato. Vabbè, ma riproverei, ma che discorsi sono? Hai fatto bene, Salvo, le sorelle si devono controllare. Allora ho fatto bene? Certo. Mi telefonavo 3 volte al giorno e volevo parlare con la madre superiora, suora Alfonza. Ma com'è possibile? Io telefonavo e ogni sera trovavo suor Alfonso in camera con mia sorella che le faceva dire le preghiere, una cosa... E stavano insieme sino all'alba! Vabbè, fino all'alba perché il rosario è lungo, no? Sì, sì. Poi lo devi ripetere 3 volte. Se ce la fai pure 4. È difficile. Ma si può fare, si può fare. È difficile. Però era severa, sapessi le penitenze che dava a mia sorella. Io la sera telefonavo, rispondeva a suor Alfonso e sentivo mia sorella che gridava in lontananza. Però era simpatica, era simpatica. Io la sera telefonavo, buonasera suor Alfonso, sono il fratello di Sonia. Come sa mia sorella? Insomma, c'è qua molto bene. Alfonso, mi salvo, non è come pensi tu, Salvo, non è come pensi tu. Valentino, dimmi la verità! Tu hai baciato a mia sorella? Ma sei pazzo! Avete camminato mano nella mano? La smetti di dire queste volgarità!
Va bene, ti voglio credere, come vedi per oggi non ti faccio niente, però non devi venire più a casa mia. Non ci voglio venire a casa. Vergognati, ora ho capito tutte le cose, venivi a casa mia non per lavorare con me, ma per stare con mia sorella. Ecco perché ogni giorno un bicchiere d'acqua, 200 litri d'acqua, al giorno si beveva il cammello qua. Speravo che tu lo capissi. Sapevi che io lo capissi? Sì. Tu a mia sorella non la trovi più? No. Sì, da stasera per mia sorella scatta il piano di protezione. No. Sì, nottetempo verrà portata in una località segreta di cui neanche io so dov'è. Ci vedrei. Finiscila che ti spuntano i peli, le setole, finiscila. Tanto mia sorella avrà tutti i diritti che vuole, a patto che io lo condivida. Potrà telefonare a chi voglio, io dal mio telefonino e deve dire la cosa che penso io. Però dovrò controllare tutti i messaggi che arrivano sul telefono che potrebbero essere del porco, il cibo che arriva che potrebbe contenere messaggi, eventuali piccioni viaggiatori che volteggiando le date potrebbero portare dei messaggi scritti da porco ad uso e consumo di... Mica non ce la farò mai da solo, mai! Mai! Sa, non fare così. Siamo amici. Se vuoi ti aiuto io. Mai una delusione così grande. Mai, mai un dolore così. Mai! Neanche quando abbiamo perso contro la Corea, mai! Che c'entra? Contro la Corea abbiamo perso perché l'arbitro era quello che era, Moreno arbitro era, te lo sono comprati, lascia stare. Sì, ma pure Giappattone però, dai, ma che si fa così? Ma come, leva una punta e mette un difensore, ma io ma non lo so. È una partita interpretabile, ma lascia stare, ma l'Italia calcio, con i giocatori che ha, deve attaccare. Il modulo dell'Italia è 1-1-9, così dovrebbe giocare. Hai ragione, Salvo, ma non puoi pensare sempre a quella partita, devi andare avanti. Meno male che l'hanno mandato via, meno male che hanno preso a questo nuovo. Tu di calcio non ci si può parlare. Ma lascia stare, dai, ma poi tutto ciò affidava tutte cose alla scaramanzia. Perché la scaramanzia non è una scelta. Ci sono fatto della bottiglietta dell'acqua santa che la buttava nel campo. La bottiglietta gliel'ha data la sorella. Basta con le sorelle, appena vedo una sorella attacca. Un maniaco sessuale delle sorelle a me doveva capitare. Il sorellofilo. Vabbè, con lui. Con me. Con me. Perché che? Che faccio? Puzza faccio. Puzza no, ma allergia sì. Che faccio? Puzza faccio, eh? Che faccio? Puzza? Case proprietate, terreni ne hai? Ce li ho. E già questo è positivo. Però si devono condonare. Mi dovresti ringraziare, hai capito? Però te mandi i fiori, te mando. Qua te li mando con tutto il fioraio. Mi dovresti ringraziare che sono stato 2 anni in silenzio senza dirti niente e potevo stare tutta la vita. Certo, così poi io incontravo i bambini e gli dicevo ciao, piacere, sono tuo zio. Se io non te l'ho detto perché lo sapevo che tu avresti reagito in questa maniera, hai capito? Non te l'ho detto per questo motivo, ma ormai te lo dovevo dire per forza. Perché ci sono motivi improrogabili. Siediti. No, ora sì. Parla. Salvo. Io e tua sorella siamo fidanzati da 2 anni. Ma che mi dai le notizie di seconda mano? Mi dai questo lo so, andiamo avanti. Io e tua sorella siamo maturi. Ho capito il tuo piano perverso. Tu vorresti sposarti con mia sorella, ma sappi che io e mia sorella non te la darò mai. Tu per avere mia sorella dovrai passare sopra il mio cadavere. Salvo, il fatto è che io non amo più tua sorella. La voglio lasciare e non so come glielo devo dire. Aiutami tu che la conosci bene. Cioè, siamo stati cognati 5 minuti. Ma perché, Valentino? Ma che ti abbiamo fatto mancare? Sei stato accolto in casa come un figlio. Vogliamo fare questo? Ve l'abbiamo fatto fare. Vogliamo fare quello? Ve l'abbiamo fatto fare. L'acqua non ve l'abbiamo mai fatta mancare.
Qual è il problema? Che ancora mia sorella non ti ha dato un bacetto? Io lo dico io a mia sorella, dai, io un bacetto a Valentino, solo merito dopo 2 anni. Me l'ha dato il bacetto. Mi avevi detto di me l'ha dato, non avevo paura, me l'ha dato il bacetto. E non mi ha dato soltanto il bacetto. Pure! Sì. Va bene, bacio, non mi interessa niente, non voglio sapere più niente. Va bene, due persone che si amano devono esternare. Esatto. E voi avete esternato. C'è volta la settimana. E chiudiamola qua però! Ma che tiene la contabile dati? Mi piace essere preciso. Allora si può sapere qual è il problema? Il carattere di mia sorella. Lo so, c'ha un caratteraccio. Te lo dico io, ma ti prometto che appena si sposa peggiora. Ma lo so, Salvo, lo so. Valentino ragiona, ma dove la trovi una ragazza come mia sorella? Lo so. Una ragazza d'oro. Lo so. Una ragazza all'antica. Lo so. Una ragazza semplice. Lo so. Una ragazza pura. Lo so. Ma ti rendi conto che tu sei il suo primo uomo? Salvo. Mia sorella aveva avuto un altro uomo prima di te! Sai, che doveva aspettare? Il principe sul pisello! Ma come ha fatto la vipera? Come ha fatto? Che io la sera usciva la chiudevo a casa con mio padre e mia madre! Tu chiudevi e tuo padre e tua madre aprivano, Salvo! I miei genitori avevano il duplicato delle chiavi di casa! Ma come si fa? Uno si alleva i genitori nella bambagia e vedi come ti rispondono! Non mi potevano venire dei genitori drogati come a tutti gli altri, no? Io che i miei genitori li ho cresciuti così, difendendoli da tutto e da tutti. Non gli ho fatto vedere mai un film violento, mai un fatto di cronaca. Gli facevo guardare solo il TG4. Li ho fatti vivere in un mondo irreale. Comunque io lo so. Tu in questo momento mi stai giudicando male. No. Sì. No. Sì. No! Come verme sei un bravo verme, se vado a pescare ti tengo in considerazione. Continua a giudicarmi male, hai capito? Se la cosa ti fa stare tranquillo e sereno, continua a giudicarmi male. Continua a pensare che tua sorellina è una brava ragazza e qua se c'è uno che ha sbagliato sono io. Pensalo vergogna, così. Vergogna! Continua a pensarla così, che lei è una brava ragazza e qua ho sbagliato io. Nessuno ti deve togliere dalla mente che lei sia una brava ragazza. Brava ragazza. Bocca mia, state zitta. Bocca tua, parla. Ancora sono tuo cognato, ancora sono in carica, parla! Salvo, qua il problema è un altro. Dimmi qual è questo problema, ci penso io. Il problema è un altro. Dimmi qual è questo problema, ci penso io. Un altro! Dimmi qual è questo problema, ci penso io. Niente che è? Un altro! Tu dire me il problema, io risolvere. Tu l'otite te la devi curare. Ti ho sentito, mi hai detto il problema è un altro. Ti ho detto dimmi qual è questo problema che ci penso io. Tu c'hai i neuroni con l'otite. No. No. Il problema è un altro. No. Te lo devo scrivere, un altro. Tua sorella sta con un altro. Dimmi qual è questo problema, ci penso io. E
Hai ragione, mia sorella è esagerata, ma ti prometto che stasera torno a casa mia sorella l'ammazza legnata. Ti faccio vedere io, le do un cazzotto nel naso che se lo deve soffrire da qua dietro se lo deve soffrire. Io un colpo di sedia in faccia che la tua la faccio diventare nera, la faccio diventare. Finiscila, come fa? Il siciliano geloso di 50 anni fa. Come siciliano? Cioè, abbiamo fatto tanto per dimostrare che siamo andati avanti. Arrivi tu! Ma come siete andati avanti e non mi avete detto niente? Come fa per una scappatella? Ma come fa per una scappatella? Mia sorella ti tradisce e tu non dici niente! Ma perché? Che è la prima scappatella che si fa tua sorella? Ma chi è mia sorella? Salvo, i libri possiamo ordinare. Ma già te l'avevo tradito! Ma c'è, ma che tradito? Sei arretrato! Oggi la scappatella serve per unire, per amalgamare... Insieme a tutti gli altri! La scappatella oggi è una prova d'amore! Tua sorella mi tradisce per amore, io la tradisco per amore! Sì, ma amatevi un poco di meno però! Ma come si fa? Ma troppo affetto c'è tra di voi! Ma vedi tu, ma come campate? Un punto fermo ci vuole nella vita! E tu sei un punto morto, sei! www.ficarra.com, questo sei! Come se a me non dispiacesse! Come se a me non dispiacesse! Avanti, soltanto che in amore siamo tutti così. Quando una cosa comincia, nessuno si chiede perché è cominciata. Tutti a festeggiare. Quando finisce, ci dobbiamo trovare per forza una motivazione. Se non la troviamo, sbattiamo la testa al muro per anni. Invece no, sai qual è la novità in amore? Che le cose cominciano e possono pure finire, così, senza motivo. E mi dispiace, hai capito? Mi dispiace. Solo che ammazzare non mi posso ammazzare. Mi dispiace. Non soltanto per me. Pure per tua sorella, perché sta sbagliando. Sta facendo cose... Bocca mia, state zitta. 2 anni è stato un muto, ora è diventato logorroico. Salvo, mi devi ascoltare. Ti devi ascoltare. Io te lo dico per il bene di tua sorella, perché lo capisco. Tua sorellina in questo momento si sente giù, si sente depressa. Però sta uscendo e frequentando amichette sue intime. Amichette che non mi piacciono, che lo sanno tutte come sono queste amichette. Che la sera escono e col primo che gli capita, col primo... Sesso sfrenato. Hai capito le amichette di tua sorellina con chi esce? Col primo che gli capita fanno queste cose. Tua sorella esce con loro, ma ancora, grazie a Dio, non è come loro. Però stai attento perché ci potrebbe diventare. Per cui adesso te la controlli tu. No, voi stasera uscite e fate pace. No, io stasera non esco, non ci faccio pace. Allora esco, io vi faccio fare pace io a tutti e due. Esce lui, da solo si mette in mezzo a tutti e due. Fammi sta cortesia, statene a casa. Avanti. Vabbè, fate uscire una di queste amichette di mia sorella. Basta che non gli dici che sono tuo cognato. E che cosa gli devo dire? Che sono il primo che capita. Il secondo è lontano, è inutile che l'aspettiamo. Salvo. Tu sei. Ecco. Ma dimmi una cosa. Ma da quanto tempo non lo fai? Ma te l'avessi messo avanzato subito nell'altro coso? Eh? Lotite! Da quanto tempo non lo fai? Ma non lo so, non è che tengo il conto. Vabbè, ma su per giù. Ma oggi che è? Venerdì. 9 anni, 3 mesi, 15 giorni, 2 ore! 9 anni che non lo fai! Mi sento un poco ingolfato, mi sento. E ci vuole uno spurgante, ci vuole. C'ho lo svitol, se può servire. Ma 9 anni sono! Ma sono le 2 ore che non passano mai, vero? Ecco perché. Ora mi spiego tante cose, ecco perché. Dopo 9 anni che uno non lo fa è normale. Il corpo somatizza e ti dà segnali. Lampeggia proprio. È normale, ecco perché ti sono spuntati i peli, le setole, la faccia a cinghiale, ma così si fa, la statura bassa. No, quello è proprio l'assetto mio sportivo, quello. Prenditi la giacca, va. Allora usciamo. Usciamo. Ma di queste amiche di mia sorella si sa chi viene? Non lo so, ma ce n'è una che è troppo carina. Eh? Lottite, salvo. Ma ti sei fissato con le mie orecchie? Bachelor.
Non mi dire niente, non mi dire niente, che oggi c'ho i nervi proprio capito. Ah! Oh. Perché fa così? No, no, perché fa così? Non lo sapevi? Non si sa che un uomo quando si sposa perde la propria indipendenza? Perché ti sei sposato? Perché ti sei sposato? Però io te lo voglio dire, stai permettendo a tua moglie di fare cose che nessuna donna si dovrebbe mai permettere a fare. Io lo capisco, va bene che non ti fa andare più a giocare a calcetto, va bene che non ti fa vedere gli amici, ma non che pure per venire a lavorare ti devi inventare la scusa. Allora si è saputo. Lo sanno tutti, lo sanno tutti. La faccio più, non ce la faccio più, abbiamo toccato il fondo. Oggi per venire a lavorare l'ho dovuto inventare che andavo dall'amante. Perché ormai il rapporto è saltato. E mi ha detto pure non ti credo, non ti credo, tu stai andando in ufficio. Alla fine ho giurato, spergiurato, ho detto ti giuro se andando a fare l'amore con un'altra. Un poco mi ha creduto, quindi sbrighiamoci, c'ho 2-3 minuti, lei lo sa quanto tempo ci metto io. 2-3 minuti? Ah, compresi i preliminari. Allora. Che iniziano quando citofono. Allora, senti qua. Sì. Hanno telefonato e hanno detto. Ma che... tu a me mi vuoi prendere in giro? Perché? Ti ho detto 1000 volte che prima di iniziare a lavorare tu ti devi togliere il casco. Tu hai bisogno che il tuo cervello si espanda. Il mio si deve comprimere, il tuo si deve espandere. Calma. Io volevo recuperare tempo perché hanno telefonato e volevo recuperare tempo. Solo per quello. Altrimenti mi facevo trovare direttamente senza casco. Allora, senti qua. Hanno telefonato, hanno detto che per quanto riguarda la parte iniziale... Puoi iniziare. Puoi iniziare. Per quanto riguarda la parte finale... Bisogna finirla. Ora, noi dovremmo fare una... Che cos'è questa porcata? Eh? Che cos'è questa porcata? Eh? Sei sordo? No. Che cos'è questa porcata? Eh? Dimmi che cos'è questa porcata. Sicilia! Lo so. Calabria! Lo so. Ponte! Lo vuoi fare questo ponte o non lo vuoi fare? Se non lo vuoi fare me lo dici che io scrivo a Berlusconi e ce ne andiamo tutti a casa! Ma lo vuoi capire che il ponte di Messina è un'opera importante soprattutto per dimostrare ai milanesi che noi siciliani siamo cambiati e le cose per bene le sappiamo fare! Ecco perché ti avevo chiesto nessun favoritismo! Non ho fatto nessun favoritismo! No? Allora che cos'è questa porcata? Non mi viene la parola! Te la faccio venire io la parola! Cioè sul ponte ci hai messo l'autogrill! Ma lo vedi che sei un ignorante, non lo sai che da quando siamo entrati in Europa dobbiamo mantenere il 3% del patto di stabilità? Dimmi la verità. Mio cugino ha saputo che ho vinto l'appalto ma che su un posto di lavoro, che gli devo dire Valentino, mettiti nei miei panni. A me di tuo cugino non mi interessa niente. Valentino, mettiti nei miei panni, mio cugino si è comprato la BMW, ancora la deve pagare. Non mi interessa. Deve pagare il mutuo della casa. Mi interessa. La moglie ha voluto la smart, la pellice di visone, la casa a mare, il gommone, il canotto, la pentola a pressione, i cavalli a vapore. Non mi interessa. Solo il sussidio di disoccupazione piglia mio cugino. Non mi interessa, se lo può aumentare. Ma già piglia 8 milioni al mese, quanto deve prendere? Problemi suoi, se ha bisogno di soldi fa quello che ho fatto onestamente io per una vita. Se ne va a rubare! Non me lo tocca di fronte a me! È la mia prima opera! Ormai hai buttato la maschera, la maschera, ho capito chi sei! Esatto! Ora ti faccio vedere io, ma no che mio cugino se ne va a rubare! Ora lo chiamo, subito gli do la delusione, gli dico pia la BMW e la porti al concessionario! Ora ti faccio vedere io, appena mi rispondi gli dico pia la BMW e la porti al concessionario! E non mi deve fermare nessuno, mi deve fermare! Ma perché sono così buono? Perché? Perché? Why? Va bene. Grazie Valentino, mi hai commosso, grazie. Non lo sopporto, non lo sopporto. Va bene, te lo metto l'autogrill, va bene che te lo metto, però qua non te lo posso mettere, te lo devo mettere qua sotto, te lo so. No, 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 deve stare qua perché lui la mattina accompagna i bambini a scuola, non è che può fare il giro da Villa San Giovanni quando io devo venire a cosciare l'autogrill. Non mi interessa dei bambini. Non ti interessa dei bambini? Ora lo chiamo, gli dico, piglia i bambini, li infili nella BMW e li porti al concessionario, non ti faccio vedere io, che mi prendo a te. Va bene. Te lo metto l'autogrill, va bene? Grazie.
E te lo metto pure dove dici tu. Grazie. Però sappilo, per colpa tua devo tagliare le palmenane. Per colpa tua. Avanti. Valentino, ma non per colpa mia. Ti devi rendere conto che stai esagerando. Una, due, va bene. Ma tu stai mettendo ettari ed ettari di palmenane. Dobbiamo integrare il progetto col progetto più grande che è la natura. No, tu stai integrando il Mediterraneo col progetto più piccolo che è la palmenana. Ma dimmi la verità. Ma che pigli, un euro a palmenana tu? Non dire queste porcate da prima Repubblica, hai capito? Perché noi siciliani siamo cambiati, soprattutto da quando ci hanno spiegato che una cosa pubblica è una cosa di tutti. Certe cose non le facciamo più e i milanesi che ci hanno sempre criticato lo devono capire che le nuove generazioni siamo diversi, perché se noi siamo cambiati anche loro possono cambiare e tutto il mondo può cambiare. Vergogna! Vergogna! Cioè, tu a me mi hai fatto 3 ore di manfrina per 2 soldi di autogrill che non ha neanche spizzico? E tu vieni a fare di queste porcate? Fai schifo. Valentino, fai schifo. Sei un essere repellente. Lo vedi se ti spunto? Non ti piglio, perché sei idrorepellente. Che cos'è questa porcata di qua? E soprattutto, perché non me l'hai detto? Te l'ho detto. Ah, me l'hai detto? Sì. E quando me l'hai detto? Ieri. Ti devi togliere questo vizio che hai di parlare con me quando io non ci sono! Oh! Non puoi pretendere che ogni volta che ti devo dire qualche cosa ti devo pure venire a cercare! Ma com'è pazzo, eh? Il dialogo prevede una che parla e una che ascolta, ma contemporaneamente non è che posso venire domani a sentire quello che hai detto ieri! Oggi mi chiedi questo nell'amicizia, domani che cosa mi chiederai? Il sangue? Io te lo darò, perché al contrario tuo io sono un amico e un amico lo capisce quando deve stare zitto. C'hai il cervello come una particella di sodio che si aggira in acqua lente. Te lo dico io cosa sono queste 2 porcate che hai messo sul ponte. Te lo dico io che sei riuscito a fare 2 porcate in una. Era un'occasione. La svendita delle porcate, certo. La prima porcata che hai messo sul ponte è l'asilo nido. Ma la cosa più schifosa è che hai chiamato l'asilo nido la palma nana! Dimmi subito perché hai costruito questo asilo nido, altrimenti dica a tutti che c'è Bin Laden che insegna religione. Parla! Mia figlia! Il sangue del mio sangue! C'ha 8 anni! Mi ha detto papà, quando sono grande voglio insegnare! Con i tempi che corrono in Italia con la scuola, se non gliela faccio io, la scuola questa quando deve insegnare mai? Non mi interessa niente di tua figlia. Ah, non ti interessa di mia figlia? Completamente, ah, non me ne è mai fregato niente. Questo vuoi dire? Sì, anzi ti dirò di più che quando cadeva per terra non era perché aveva i piedi tondi, ero io che le facevo lo sgambetto. Ah, questo vuoi dire anni e anni di ortopedia? L'ortopedica era mio zio. Pure! Questo vuoi che faccia? Allora che cosa vuoi che faccia? Che cosa vuoi che faccia? Che la chiamo? La chiamo e le dico figlia mia, il ponte è una cosa pubblica di tutti tranne che mia? Questo vuoi che faccia? Una bambina a 8 anni questa delusione gli vuoi dare tu che avrai il rimorso per tutta la vita? Questo vuoi che... Lo sto facendo, ah? No, è inutile che mi guardi così perché lo sto facendo. La chiamo, le dico prendi l'asilo nido, lo metti nella BMW e lo porti al concessionario, te lo sto dicendo. E non mi devi fermare né tu né nessun altro. Non ti preoccupare, senza rimorsi devi vivere. Stai tranquillo, sto chiamando. Pronto tesoro? Ciao papà sono. Senti, come papà chi io sono? Sì. Senti tesoro, ti volevo dire una cosa. Te lo ricordi quell'asilo nido che ti avevo promesso sul ponte, amore? Te lo ricordi? Non te lo posso mettere più, gioia. Dai, non piangere in questa maniera, finiscila, che mi spezzi il cuore, tesoro, non piangere così, che mi spezzi il cuore a me e alle persone che mi stanno accanto, smettila. Che cos'è questo rumore? Non ti sbattere la testa al muro, sai, finiscila e non dire queste porcate, perché tu da grande la prostituta non la farai, hai capito? Fai schifo, una bambina a 8 anni, che cosa vuoi che faccia? Che la richiama e le dico, figlia mia, stavo scherzando, a 8 anni una bambina non si questo può... Questo telefono è senza credito da 2 anni! Io gliel'ho detto, se lei non l'ha sentito che ci posso fare?
Ma vergognati, vergognati, ti ho fatto il trappolone e ci sei cascato. Non hai resistito, proprio come il topo davanti al formaggio, come il gatto davanti ai croccantini. Tieni qua, te lo metto l'asilo nido per farti capire che io sono diverso da te. No, per fare capire ai milanesi che noi siciliani siamo diversi da quello che eravamo prima, allora, hai capito? Allora, stai tutto il santo giorno a parlare di palmenane e milanesi. Almeno per oggi evitami i milanesi. Ma io te lo dico pure per te. Dillo per me, basta con i milanesi. Ma ci hanno criticato Basta! Sei tutto il tuo santo giorno palmenane e milanesi. Almeno i milanesi oggi niente. Basta, non ne parliamo. Scusa. Andiamo a cose più importanti. Dove mi hai sistemato tutte quelle cose che ti avevo chiesto io? Qua, questa macchia qua è tua. Tu mi hai ammassato 280 villette tutte qua! E dove te le devo mettere? Ma te l'avevo detto spargile per il ponte, le ho vendute vista mare io le ville! E le palmenane dove le metti? Basta con queste palmenane, mettile una sopra l'altra e fai una palma vera magari! Tu arriverai a farti criticare dai milanesi! Non esistono i milanesi! Esistono i milanesi! Si sono estinti insieme ai brontosauri! No! Sì, ne sono rimasti tre, questi tre non scendono! E se scendono? Metto una torretta Reggio Calabria, uno col fucile, tre pallottole e li eliminiamo! Ok. Anzi, siccome sono precisi, capace che scendono in fila e con una pallottola sola risparmiamo pure! Continua così! Non ne posso più, non ne posso. Tutto il santo giorno, palmenane e milanesi, milanesi e palmenane, palmenane e milanesi. Per me mi sono i milanesi aggrappati alle palmenane. Già li sento che cantano, mia bella palmenana. Tu stai trascurando un elemento fondamentale che a noi del ponte non ci interessa niente perché non serve a noi. Se lo stiamo facendo è per una questione di immagine, per dimostrare ai milanesi. Tu non hai capito che il ponte invece è fondamentale per noi siciliani. Perché? Perché appena faranno il ponte in Sicilia, disoccupati non ce ne saranno più. E perché? Perché vedono il ponte e se ne vanno. Come? È così, il disoccupato è così per carattere, appena vede un ponte se ne va. Se non le sai queste cose, fai fare a me. Lo dice proprio il teorema del disoccupato. Dato un disoccupato, costruitegli un ponte sul catetere dell'ipotenusa e lui se ne va. Il corpo di un disoccupato riceve una spinta dal basso verso l'alto pari alla lunghezza del ponte. Se non le sai queste cose, fai fare a me. Quando facevamo pontologia, tu non venivi mai. Ma poi dico io, a domandare, ma come mai stiamo facendo due corsie? Non lo vedi che c'è due corsie? Perché non domandi, ma come mai le stiamo facendo? E perché non venivo a lezione di pontologia, capito? Tu facevi tutto il giorno turistologia in giro. Bella questa cosa di pontologia, rimarrà per sempre. Bella, complimenti. Poi la tagliamo. Poi la tagliamo. Dimmi. Ci sono due corsie. Perché... A dire come mai stiamo facendo due corsie? Com'è che non te lo domandi? Che ne so, sembrava che si portavano così quest'anno. Che ne so? Quest'anno si porta la doppia corsia. L'anno prossimo la doppia corsia col risvolto, a zampa larga. Ma vuoi andare avanti, per cortesia? Questa corsia serve proprio per i disoccupati. I disoccupati vedono la corsia a loro dedicata, si incamminano e pian pianino, trotterellando, se ne vanno. Questa corsia di qua invece serve per i turisti. I turisti vengono, scendono in Sicilia, stanno un poco, poi non hanno niente da fare, diventano disoccupati e risalgono dall'altro lato. Ho capito. Capito? È un lavaggio, turisti disoccupati, disoccupati turisti disoccupati, ecco, è un lavaggio, un riciclaggio. Il ponte serve per il riciclaggio. Oh. Andiamo a cose più importanti. Abbiamo capito che all'inizio i soldi ce li danno. Se Dio vuole. No, vuole, ha detto che ce le dà.
Ha detto tante cose, comunque, vabbè, speriamo che questo... Poi tu hai avuto questa bella pensata di fare la campata unica? Oh, ma io scherzavo la campata unica, può essere mai la campata unica? Non ci arrivo dall'altra parte, io scherzavo, ma che stai dicendo vero? Io scherzavo. Quindi tu scherzavi? Certo che scherzavo. E allora ti comunico che lo scherzo è riuscito, ci hanno creduto veramente. Ora come fai non mi interessa, però hanno detto che devi arrivare dall'altro lato, senza un pilone e senza mettere i piedi nell'acqua. No, io non faccio niente, non faccio niente, io dall'altra parte non ci arrivo e buonanotte. Problemi no, tuoi. Problemi miei, che faccio? Problemi miei, ma che faccio? Mi tiro la Calabria. Tanto, in Calabria ci sono tutte cose sott'olio, scivola meglio. Ma lo vedi che quando vuoi le idee ce le hai, lo vedi? Ah, questo cervellone! Comunque, come fai non mi interessa. A me la cosa importante che ti volevo dire è che io ho rifatto i calcoli e ho capito che qua, con questa campata unica, ci vogliono un sacco di soldi. Certo. Qua, caro mio, bisogna campare la campata. Certo. Capito? Cioè qua ci vogliono soldi che entrano proprio a palate. Anche a più palate. A palatoni proprio. A palatoni. Poi tagliamo pure questa dei palatoni. Quindi tu cosa hai pensato per far entrare più soldi nel ponte? Ma non è che ci ho pensato assai. Vabbè, quei 3 minuti di carica che hai pensato? Il casello. Casello autostradale. Sì, volendo il casello è un classico, eh? Va su tutto. Va pure sulla Palermo-Messina che non c'è l'autosciata. Avresti pensato di metterlo? Ma niente, io metterei un casello all'entrata e li facciamo pagare e un casello all'uscita e li facciamo pagare, tanto non possono tornare indietro. No, tornare indietro non tornano, però... Però, caro mio, sei soggetto a critiche, Certo. Ma la gente arriva e ti dice il solito ponte, il solito casello. Certo. Ci vorrebbero degli incentivi, se no. Degli incentivi. Tipo, da mezzanotte alle 6 la donna non paga e l'uomo paga il 50%. Per il resto della giornata con la green card, il turista entra, consuma liberamente, alla fine quando esce, poi via la mazzoleata. Non viene il turista. No, viene, l'ho sentito fino a ieri, Giovanni il turista. Non viene il turista. Viene, abbagonato. Sì, abbagonato, non viene, che cosa deve venire a vedere il turista? Il ponte più lungo del mondo. Non si vede più il ponte. Certo, con tutte queste palmenane, però farei sta mazzola. Ma perché ce l'hai con le palmenane? Il turista non viene. Perché il turista, per definizione, si deve fermare. Se no, non è turista, hai capito? Siccome sul ponte non c'è niente che lui si può fermare, il turista non vede niente e passa. E diventa passeggero, capito? Oh, ma se non c'eri a lezione di turistologia, fai come ti dico io. Il turista deve avere un motivo per fermarsi. Se no, non è turista, capito? Per definizione. Turista! Oh. Non le sai le cose, fai fare a me. Se no sarebbe turiva. Tu l'hai visto mai un turiva? Non ho fatto in tempo. Quante volte mi dicevano, guarda, un turiva, dove? E già se ne è andato. Il turista è così. Quindi ci vuole un'attrazione, una cosa per cui il turista si ferma. Ci vuole un'attrazione che si ferma. Un Luna Park? No, ma Luna Park no, ma poi sempre su Luna Park. E c'è mio zio con la giostra. Non lo so, ma non è possibile, te l'ho detto 1000 volte. Allora io ti consiglio, guarda, spendi un po' di più e vai sul classico. Ti fai qualcosa che ti dura nel tempo. E che cosa? Un monumento. Sì, chi ci mette? Un monumento... Vabbè, quanto hanno speso a Roma per il Colosseo? Però se lo sono trovate. Sì. E che ci mette? Il Colosseo sul ponte? Il Colosseo non mi piace, poi è tenuto male, ci manca il tetto, le finestre bucate. La popola, la solita incuria romana. Poi quando si dice l'incuria romana, poi. Però se tu c'hai una cosina da ristrutturare, qua allora sì che si può. Non c'è niente. Una casetta antica. Non c'è, tutte cose moderne. Una casetta piccolina. Niente. Una casetta vecchia. Niente. Un sobborgo antico. Un villaggio di pastorizia.
Una casa dove ha dormito Garibaldi. Cioè, Garibaldi, secondo te, sul ponte? Ah, no! Ah, no, certo, Garibaldi ha dormito dovunque, è arrivato sul ponte, aveva l'insonnia e ha tirato dritto. Minchia, poi dice, ma non sei un cazzo! Cioè, dovunque, qui ha dormito Garibaldi, qui ha dormito Garibaldi, qua Garibaldi aveva premura. Ma io non lo so. Ma che c'è? Chi è? Ma come chi è io? Ma perché? E perché busse? Come perché busse? Ma perché secondo te, ai tempi di Garibaldi, il ponte, ai tempi di Garibaldi, non c'era? Ma già se ne parlava, però! Lo so, lo so. Allora, a mani estremi, tagliamo la testa al toro. Andiamo a prendere un tempio da Agrigento, tanto quelli neanche se ne accorgono. Senti a me, lo smontiamo, lo carichiamo nella tua panda e lo veniamo a rimontare qua. Che dici? Gli diciamo è riaffiorato durante gli scavi. Ma da dove è riaffiorato? Dal mare. Cioè, dal mare esce il tempio. E gli attacchiamo due cozze, vedi troppo bene. Ma che dici, il tempio con le cozze? Anche chi lo vede dal mare, vede il mare, il tempio, le cozze, la montagna, vede il tempio, mare e monti. Non glielo puoi mettere. Fagli è fieno. Non glielo puoi mettere all'ortolano. Non glielo puoi mettere all'ortolano. Non glielo puoi mettere. Ma perché non ti limiti a dire le cose che sappiamo? Non glielo puoi mettere. Non glielo puoi mettere. Perché te lo dico io? Perché appena ci metti un po', appena ci metti il tempio ponte, sul tempio, appena ci metti il tempio sul ponte, il ponte crolla. Il tempio? Il tempio, appena ci metti il tempio sul ponte, il ponte crolla. E il tempio? E il tempio rimane... sospeso. Non so se... Sa, fammi sapere così. Appena ci... Non è come dici tu. Hai capito? Appena ci metti il tempio, ti dico per l'ennesima volta, il ponte crolla. Certo. Tempio è pesante, Non è che è pesante. Quante volte lo dicono, non guidate dopo aver visto il tempio che porta San Lorenzo. Ma che c'entra, non è pesante il tempio. Io ho visto un tempio quando ero piccolo, ho dormito due giorni. Ma che c'entra, ma non è per quello. Lo sai meglio di me, appena ci metti il tempio, il ponte crolla per altri motivi, perché tu ci metti il tempio, tutti gli agrigentini che passano vedono il tempio e per istinto ci costruiscono di sopra, intorno. Lo sai com'è? Hai ragione, l'agrigentino è così, è costruttore. A Milano criticano ad Agrigento, costruiscono. Soprattutto la notte. Vabbè, ci vedono meglio. Andiamo a cose più importanti. E allora non lo so, domani telefoniamo a Sgarbi, vediamo se gli avanza un obelisco. Tanto uno l'ha piazzato in Africa, un altro da mettere qua che fa, non ce l'ha. Quello fa il rappresentante, l'obelisco. Dai, fammelo andare, dai. Ma che telefono acceso? Me lo sono dimenticato. Vedi chi è che me ne devo andare, dai. Ti devo lasciare a casa. Pronto? Buonasera, sì, io sono Picone, mi dica. Cosa? Senta, non la capisco bene, mi chiami fra 5 minuti, perché siamo messi ma... Chi è? Mi chiami, non la capisco bene, mi chiami fra 5 minuti, chi non è? La capisco, no, mi chiami fra 5 minuti, chi non è? Si capisce niente, è come se avesse un fazzoletto davanti alla cornetta. Oh. Senta, mi chiami... Ah, lei ha un fazzoletto davanti alla cornetta? E perché, mi scusi? Per non farsi riconoscere. Allora giusto. Allora giusto, lo può tenere. Sì, mi dica. Che cosa le serviva? Ma da mettere dove, mi scusi? Sul ponte? No, signore mio, non... Mi scusi se le rido in faccia, ma non è possibile perché non ce la facciamo... No, guardi, veramente, anche volendo, non ce la facciamo... Che cos'è? Guardi, anche volendo... Che cos'è? Una pizzeria sul ponte! No, siamo pieni, siamo! Esatto! Sono rimasti posti in piedi! Esatto, non ce la facciamo proprio, veramente! Il prossimo, quando facciamo Palermo-Genova, la teniamo in considerazione! Lo capisce bene che non è contro di lei, io lo so, no, ma non è lei, non è contro... Noi sapendo come andava a finire, lo sappiamo che il ponte è una cosa pubblica di tutti, ma noi sapendo come andava a finire abbiamo fatto un turno, quindi lei evidentemente ha perso il turno, è così. No, guardi, ma non le sto dicendo che lei non ha il diritto, guardi, non è lei che mi deve spiegare qual è la definizione di cosa pubblica, ha capito? Poi con questo tono non mi... Lo so benissimo che una cosa pubblica non è soltanto cosa mia, cosa sua, ma cosa nostra. Questa pizzeria gliela metto vista mare, va bene? Grazie di aver scelto noi. Ora io qua l'autogrill a mio cugino dove io lo costruisco.
Ma perché non la mette qua la pizzeria che c'ha la P? Che deve fare il parcheggio, deve fare? Questa pista per penitenziario, fai fare a me. Fai come vuoi, io me ne devo andare. No, 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 aspetta un attimo. Dai, va veloce che mia moglie mi aspetta. Non aspetta solo te. Dunque. Ti devo dire una cosa, però tu mi devi promettere che non ti devi arrabbiare. Ma perché mi dovrei arrabbiare? Non ti sei arrabbiato mai? Mai, allora, tra noi non abbiamo mai litigato. Non abbiamo mai litigato. Allora, siccome io... Abbiamo un rapporto sereno. Siccome io vorrei fare bella figura con i milanesi... Di nuovo i milanesi, mi stai riprendendo? Ma con tanti popoli fondamentali per l'Italia, proprio i milanesi. Chi c'è di così fondamentale? I torinesi. Perché, che hanno fatto? I grissini. Ah, vero. Ah. Allora... Avevo pensato. Io esco pazzo per i grissini. Avevo pensato, io per fare bella figura con i milanesi, a Villa San Giovanni. San Giovanni le Vie. Ci metterei due sensori che riconoscono la macchina del milanese. E come la riconosco? C'è la nebbia intorno alla macchina del milanese. Appena la macchina del milanese passa, i sensori riconoscono la macchina. Riconoscono la macchina ed azionano delle fontane che io voglio costruire sul ponte, in modo tale che il milanese, passando tra palmenane e fontane, dice: ma guarda sti siciliani. Allora vediamo se ho capito bene. Esatto. Arriva la macchina del milanese a Villa San Giovanni, il sensore la riconosce, manda l'impulso alle fontane che sono dislocate lungo tutto il ponte, e mentre la macchina del milanese passa comincia questo zampillio di acqua che accompagna la macchina fino all'ingresso a Messina. Esatto. Bello. Poi magari arrivato a Messina ci mettiamo un cartello con scritto: hai visto l'acqua? Dimenticatela! Che niente? Va avanti! Ma che fa? Scusate, non c'entrate niente. Ti ho detto che quando siamo fuori dalla Sicilia, tu non devi parlare della siccità. Ma che c'entra? Tu mi hai detto, tranne che a Milano. Sono già, scusate, non c'entrate niente voi, veramente. È una cosa già di noi. Potete uscire un attimo? No, perché noi già in questo sketch la Sicilia la massacriamo. Ma perché c'entra? Diciamo che mafia, rubiamo, fare... Vabbè, ma lo facciamo noi, autoironia, per migliorarci. Però non mi pare che si parli della mancanza d'acqua. La gente che ti sente che cosa deve pensare? Che in Sicilia i politici ci hanno lasciato pure senza acqua? E perché? Come ci hanno lasciato? Queste cose non si dicono, perché è vergogna. E ci rimane un'ultima cosa, la dignità. E chi ne ha avuta mai? Lo so. Inventatela, parla di quello che vuoi, ma... e poi tu lo sai, il brevetto della siccità è nostro. L'abbiamo inventato noi, abbiamo capito noi che c'è da guadagnare. Se tu ne parli quando siamo fuori dalla Sicilia, loro sono italiani e lo sai come sono gli italiani. Lo sai come sono gli italiani nei confronti di noi siciliani, che prima ci criticano e poi ci copiano. Che vuoi lasciare l'Italia a secco, vuoi lasciare? Gli italiani sono così, prima ci criticano e poi ci copiano. Gli italiani ci copiano. Gli italiani ci copiano. Gli italiani ci copiano, l'ho capito. Aggiungi una cosa nuova. Ci copiano. È pieno pieno di italiani qua dietro. Io l'avevo capito perché da 2 ore che ci ridono in faccia. Ci penso io, tu coprimi le spalle. Abbiamo controllato, l'acqua c'è. C'è stato un guasto che è durato 2 secoli. Vabbè, però trovare un'idraulica è un'impresa. Comunque, ora l'acqua c'è. Ce n'è proprio aiosa. Sgorga copiosa.
La colpa Venezia è colpa nostra, per dire. Ma perché qualsiasi cosa il siciliano subito dice è colpa mia? Per carattere. Ma cambialo sto carattere, che c'hai 30 anni. Ti ho detto che della siccità non ne dobbiamo parlare, sono problemi nostri, che ci risolviamo per i fatti nostri. Come si dice, i panni sporchi? Ce li rimettiamo di nuovo perché acqua non ce n'è. Che è possibile sapere? Andiamo avanti, fammi sta cortesia, andiamo avanti. Eccezionale. Eccezionale. Questo ponte è venuto meraviglioso. Ma dimmi una cosa, ma così, secondo te, a occhio e croce, quanti abitanti fa il ponte? 20-25 mila abitanti, io ce li metto. Eccezionale. Ormai il ponte come prodotto interno lordo ha superato la California. Siamo la quarta potenza industriale del mondo. Abbiamo davanti i giapponesi. Appena si distraggono, e le passiamo. Eccezionale. Ma poi abbiamo tutto, strutture, infrastrutture, ponti a castello, eccezionale. Purtroppo abbiamo queste due palle al piede, la Sicilia e l'Italia, che noi produciamo ricchezza e loro campano sopra di noi. Sempre così è stato, per un popolo che produce gli altri ci devono mangiare di sopra, sempre ma così. Ma lascia stare, chi nasce sul ponte è diverso, non c'entriamo niente, poi le tasse sono le nostre e ce le dovremmo tenere noi, questa è la verità. Sì, vabbè. Ce le dovremmo andare indipendenti. La finisci questa cretinata dell'indipendenza? Ci vorrebbe la secessione del ponte, ci ma vorrebbe. Finisce questa secessione che già ci basta che lo dice. Ci manca poco, ci manca la capitale del ponte e poi ce ne andiamo indipendenti, ti faccio vedere io. Finiscila questa cretinata. Brooklyn! Non mi piace. E poi si è sentito dire. Sei poi appiccicoso come nome. Non mi piace. Ci vorrebbe un nome proprio sinonimo di indipendenza. Che tu appena lo senti dici ma qual è la capitale del ponte? Dice questa. Mi allora sono indipendente. Io ce l'ho un nome. Ma come c'hai il nome? Non mi dici niente. Sì, però è cretino come nome. Cioè non è che è cretino il nome, è cretino come capitale indipendente. Fai fare a me, fai fare. È dai, cretino, eh? Dai, fai fare a me. Capitale del ponte. Indipendente. Pontida. Bravo, è cretino al punto giusto, magari qualcuno ci crede, bravo. Va bene, allora facciamo così. Tagliamo il ponte qua, 50 metri prima che tocca terra con la Sicilia, 50 metri prima che tocca terra con la Calabria, ce ne andiamo per i fatti nostri. Il ponte è indipendente, come simbolo un pesce spada. Ma che tagli? Ma che tagli il ponte? Abbiamo fatto tanto per farlo, addirittura lo tagli. E perché che? Ma come perché che? La gente che deve passare come fa a passare? Il traghetto! Vero! Thank you.
Chi è? Dove sei? A casa, certo, ti ho chiamato a casa. No, io sono sul treno. Sì, un paio d'ore arrivo. Sì. 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 No, è che non sono solo, purtroppo che c'è uno. Sì. Appena arrivo ti racconto tutte cose, ora non posso parlare perché qua c'è uno, hai capito? Ma che domande mi fai? Ma secondo te la perdonavo? Certo che l'ho castigata, io e lei chiusi dentro casa, un weekend di sesso, solo sesso, solo sesso! E sotto come la Rai, di tutto, di più! Sì. Ma ti dico un weekend sector, va? No limits! Sì. Comunque appena arrivo ti racconto tutte cose perché qua purtroppo c'è uno e non posso parlare. Certo che l'abbiamo fatto. No, qual è Barrichello? Io so. Sì. Te lo dicevo in senso di assenso, sì. Se ti dico che abbiamo esagerato, figurati che a un certo punto a me mi è spuntato l'occhio rosso. Come, perché sono entrato a riserva, no? Comunque, papà, appena arrivo ti racconto tutte cose, perché qua purtroppo c'è uno. Non lo so, si vede che non ha trovato posto e si è messo qua, sì. Allora insisti, allora ti dico solo questa. Figurati che a un certo punto lei talmente era eccitata che cominciò a gridare come un'ossessa. Tu immagini, io ci facevo zitta, zitta, ma chi è? No, lei, dico, talmente era eccitata che cominciò a gridare come un'ossessa. Hai capito? Talmente era eccitata, lei. Lei, quando uno è eccitato come fa? Ma che c'entra la polizia? Ma perché tu quando sei eccitato che chiami 113, no? Esatto, era eccitata, cara mia, ti dico che gridava, assai gridava, sì. Come uno stesso, per dire assai. Sì. Che gridava. Come uno stesso gridava, sì. No, stessa è la parola. No, ossessa. 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 O come ho, Trento? Essa come Savona, ossessa, ossessa, bravo, hai visto che l'hai capito, ossessa, sì, sì, sì. Ti dico, lei contentissima, dice, ma lo sai che uno come te non l'ho mai trovato, le ho detto perché non hai cercato bene. Comunque, papà, per arrivo ti racconto tutte cose. E chi è? No, ancora qua, sì, sì. Sì, figurati che sabato mattina verso le 5 e mezza di mattina non ci siamo fermati niente, neanche per mangiare, mangiavamo a turno, una volta io, una volta lei. E lei mi fa, dice, basta, ti prego, fai più piano, se no mi rompi le ovaie. Non immagini la potenza che sprigionavo, a cavallo vapore. Chi è? Ovaie. 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 O come ho, Trento? Vi come Verona, ovaie, ovaie, bravo, hai visto che l'hai capito, ovaie. Sì, signore, come tovaglie, solo che senza la T, sì. Ti dico, lei contentissima, dice, ma che cosa hai tu che gli altri non hanno? Le ho detto un pezzo in più. Ma comunque, dai, non mi fare scendere nei particolari, lo sai che non mi va, dai. Come si dice, un gentiluomo gode e tace. Sì. E io gode e tace, sì.
Comunque, dai, papà, ne arrivo e ti racconto tutte cose. E chi è? No, ancora a casa. Sì, figurati che domenica neanche mi voleva fare partire. Le ho detto, ma perché fai così? Lo sai cosa mi ha risposto lei? Dice, in questi due giorni ho avuto più di 20 orgasmi, topagini. Esagerate queste donne, ma... Chi è? Orgasmi! Ma come ho, Otranto? Otranto! Otranto, tu fino a poco fa l'hai capito, Otranto? Ma perché mi devi uscire pazzo da me nelle cose? Tu, Otranto, l'hai capito? Otranto! Ho come orgasmi! Ti come Torino! Otranto! Otranto, bravo! Hai visto che l'hai capito, Otranto! Ma che c'entra? Ma che se ne deve fare lei diventi Otranto? Che deve posteggiare una flotta? Deve posteggiare? Va bene, ho capito, va bene, va bene. Allora, senti quello che ti dico io. Senti a me. Nonno! Nonno! Nonno, lo so che sei fatto sordo, ma se non è colpa tua neanche è colpa mia. Ti ho detto, papà, arrivo e ti racconto tutte cose, va bene? Tu insisti. Va bene, rimani servito così. Te saluto, ciao, nonno! Sì, te l'ho presa, quella gonfiabile, ce l'ho qua nella valigia. Nonno, io l'ho fatta vedere quella vecchia, quello si è messo le mani e i capelli. Dice, costa di più ripararla che comprarla nuova. Ti devi rassegnare, non si possono fare i tatuaggi, è inutile che insisti, va bene? Ti saluto, ciao nonno, ciao, 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 ciao. È un porcile! Nei, sono andato a fare una cosa! Pronto? Pronto, tesoro? Tesoro, sono sul treno. Amore, non ti ho chiamato prima perché siccome accanto a me c'è un porco, non volevo fartelo sentire questa cosa. Sì, tesoro. Ci sentiamo dopo, va bene? Ciao, amore. Sì, sì, te l'ho trovato quel libro, sì, te l'ho trovato. Poi ce lo leggiamo insieme, va bene? Sì, quel libro, quello là, quel libro di poesie ce lo leggiamo insieme, va bene? Così ci guardiamo negli occhi, va bene? Ciao, amore. Ciao, fammi chiudere che sto facendo brutta figura, dai, fini. Sì, ti porto al cinema, come dici tu, e invece di guardare il film guardo te, te lo giuro, però ora fammi chiudere, amore, perché sto facendo brutta figura, veramente. Sono sempre un uomo, finisci, tesoro, non te lo posso dire questo, amore, perché sennò faccio brutta figura, non te lo posso... Vabbè, te lo dico, però poi chiudiamo. Picciolina del tuo micino, amoruccio mio! Aspetta un minuto, picciolina, non chiudere, che ti faccio vedere pure io quello che so fare, hai capito? Che appena mi apri la porta ti afferro per i capelli, ti butto a terra, ti strappo la maglietta e ti conto le tette, ti conto. Poi ti strappo il vestitino e ti afferro il sedere. Oh! Il culo ti afferro, sì signore.
E poi ti uso come una centrifuga una volta, due volte, perché io sono Sector, c'ho un pezzo in più come la Rai. E... Pronto? Pronto tesoro? Ha chiuso, ma come adesso fa? E c'è la galleria, no, cioè. No, semmai è possibile che la mia ragazza non è come quelle che frequenta lei, ha capito? Ma perché si conosce quelle che frequento io? No. Allora si fida di me. Pronto tesoro? Tesoro, ti volevo chiedere scusa, tu lo sai tra uomini com'è? È soltanto... Ah, ti è piaciuto e lo vuoi ripetuto? Certo che me lo ricordo. Ti afferro, ti strappo la maglietta e ti conto le tette. Due, ti devi convincere però, due! Vada avanti, dai che vogliamo sapere di più, vai! Sonza! Bravo, esagera, esagera! Prostituta a giorni alterni! Bravo! Proponga qualche figura nuova! Appena vengo ti afferro e ti apro come una noce di cocco ti apro e voglio vedere se c'è l'acqua dentro! Questa l'ho pensata all'ultimo minuto, mi è venuta, eh? Ora ci dice... Aspetta un minuto, sonza! Ci dice questa di qua, ci dice così! Aspetta! Ci dice così, appena arrivo ti prendo e ti apro come un compasso! E poi ti faccio fare il 3-14, glielo dica, ti credo questa cosa, non me la glielo dica! Senti, appena vengo ti afferro e ti faccio fare un po' di geometria con me! Ma quale geometria? Senta, guarda, siccome stiamo arrivando, domani se c'è un'amica! Senti, sonza, ma che c'è un'amica? Dice sì! Dici che si vanno a giocare tutte e due senza mutande già dalle in biglietteria, glielo dico! Senti, guarda che sto venendo con un amico che vuole giocare tutte cose apparecchiate! Ma quale apparecchiate? Me la passi, part of me. I've got you under my skin. You under my skin. Oh, oh, oh. Ma che sono? Io sono. Sono arrivato a velocità, eh? Calmati, va. Siediti. Avanti che c'è gente. Fatti! Te, non c'è collaborazione. Ma che te cosa, no? Tu con quattro piedi e io con due, no? Ai. L'ho detto ai. Ai. Non me la sento, ritorno domani con comodo, non me la sento. Siediti, lavativo. Lavativo a me che non mi arriva l'acqua da due anni a casa. Ormai ce l'abbiamo con l'umido tarma. Chi è? Niente mi devi dire, eh? Cosa mi nascondi? Dove sei stato? Una settimana che non ti fai vedere, dove sei stato, eh?
Sono stato in Svizzera. E dov'è? Uscendo dall'Italia, la prima a destra. E che cosa ci sei andato a fare in Svizzera? Che cosa ci sei andato a fare? Che va a fare? Uno in Svizzera che va a fare, Che va a fare? Uno in Svizzera che va a fare? 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 Va a fare? Quando uno dice sono andato in Svizzera, l'altro capisce. E l'altro sono io. E tu sei quello che sei andato in Svizzera. Per esclusione due siamo, giusto? E che cosa ci sei andato a fare in Svizzera? Ho munto una mucca, ho visto che ero, ho mangiato un pezzo di cioccolato e sono tornato. Ma che va a fare un in Svizzera? Ma perché sei così aggressivo? Che cosa sei andato a fare? Non te lo posso domandare? Ho portato i soldi all'estero. I soldi non si possono tenere più in Italia, caro mio. Tasse, magistratura, finanza, si portano là, in Svizzera. Quello è proprio il loro habitat naturale. Lì pascolano liberamente. E tu ti sei fidato? Eh? Dico, tu ti sei fidato? Hai preso i tuoi soldi e glieli hai dati a loro. Attenzione, li ho fotocopiati e gli originali li ho tenuti. Ora gli do gli originali a loro. Chi li conosce questi svizzeri? Quello è un altro popolo, io non lo conosco, no. Se gli originali me li tengo io. Se... Quelli sono diversi da noi. Figurati, c'hanno un'altra bandiera. Invece, proprio arretrati, una civiltà inferiore. Una civiltà... Com'è che non li invadiamo manco io? Perché ancora non l'abbiamo saputo, ma sì. No, ma poi ti dico, non è che mi sono trovato bene. Sono diversi da noi, anche nelle piccole cose. Ti faccio un esempio. Da noi tu ti mangi un panino per strada, alla fine della carta che ne fai? La butto per terra. Come è normale che sia? Ma certo, ma che discorso? Lì, caro mio, appena buttavo un pezzettino di carta per terra, mi mortificavano con lo sguardo, ti dico, a farmi sentire proprio... Ormai uscivo la notte a buttare la carta, mi credi? Va. Che me ne dovevo fare tutta questa carta dentro casa? Perché? Mi dai conferma? Perché sono incivili. Incivili? Ma perché li devi offendere? Ma perché? Ti ho detto, sono un altro popolo, quelli sono diversi da noi. Hanno altre abitudini. Però si abituano. Infatti dopo un mese che ero lì, già c'era chi pisciava per terra. Uno sputava, uno cacava all'angolo della strada. Per fortuna gli avevo buttato la carta vicino, sennò come doveva fare? Sì. E tu invece, vacanze, viaggi, quest'anno niente? Sono partito. Ah sì? Per fare una cortesia a mia moglie, ma non per me. Viaggio di piacere. Siamo stati in Egitto. Ah, bello l'Egitto. Bello. Mio, meraviglioso, l'Egitto è bellissimo, ma ci vanno tutti, le piramidi sono meravigliose. Le piramidi belle sono le piramidi. Tu le hai viste mai le piramidi? No, in fotografia. Tu le devi vedere di presenza per capire che cosa sono le piramidi. Brutte. Lasciaci, le piramidi belle. Sì. Piramidi belle. Manco ci hanno fatto una finestra. Ma che mi stai dicendo? Niente, ti dico, mancava l'aria, proprio ti dico una cosa brutta. Ma neanche un balconcino? Cioè... Niente. Un terrazzino? Niente. Un pozzo luce? Ma l'agibilità come gliel'hanno data? Vuol dire che già a quei tempi si poteva condonare. Ma perché i faraoni che erano di forza Egitto? Tuo figlio, la scuola l'ha finita? Sì, ora la arreda e se la vende. Io invece ho problemi con mio figlio, caro mio. Ha fatto il compleanno e non so che cosa gli devo regalare. Ma i ragazzi di oggi hanno tutto. Tu quest'anno a tuo figlio che gli hai comprato? Quest'anno gli ho comprato la patente. Certo, sempre 13 anni, cioè? Vabbè, se la ritrova per quando è grande. No. Un pensiero tolto, io sono pure per questo, i regali utili. Sì. È inutile che uno fa i soliti pupazzi, sì, una patente se la trova. Dimmi una cosa, non per farmi gli affari tuoi, ma tu quanto l'hai pagata questa patente?
5.000 euro, com'è? Buona, che vero? Buona, 5.000 euro, buona. 5.000 euro, un amico, proprio 5.000 euro, un amico. Come si dice? Che trovo un amico... Trovo una patente. Proprio ti dico, un amico. Un amico, un amico. Anche perché con 5.000 euro che ci compri? Una patente. E perciò, proprio ti dico, un amico. Io avevo un amico e non sapevo di avere. 5.000 euro, ho fatto un affare, ho fatto contento a mio figlio, sono contento. Un amico. 5.000 euro, buona. Buona, buona. Certo, un po' cara, eh. Infatti, pezzo di merda proprio. Cioè, 5.000 euro... assai. Tu fatti questo conto. Io 3 anni fa, mio figlio, che aveva 11 anni, con 3.500 euro gli ho comprato un diploma. Nuovo, ancora da intestare. L'ho iscritto a una scuola di queste private, queste veloci. Il Gonzales. Ha fatto 3 anni delle scuole medie e 5 anni delle superiori. 8 anni in uno. 8 anni in uno, buono. Ma li criticano, ma intanto sono un servizio queste scuole. Ma che stai scherzando? Comunque il ragazzino sempre un anno di studiare ha fatto. Un anno, un mese, perché è stato malato, cose. Però un mese... Vabbè, però un mese di studiare è sempre pesante, viene. Una settimana, perché poi lui è iscritto a piscina, cose... Però una settimana rigorosa! Però una settimana pure pesante viene. Lascia... Una videocassetta di 1 ora e mezza. Ma starci tu 1 ora e mezza davanti al telefono? Ma tanto lui lo mandava avanti veloce, Ma... Hai sentito? Hanno trovato l'acqua su Marte? Me lo so, mio cugino già è partito con i bidoncini. Io invece ho problemi a casa mia grossi. Mio figlio si è rimesso a fumare sigarette, per carità, però glielo dico, smetti di fumare che la salute è importante. Ma la colpa non è sua, caro mio, e neanche tua. Purtroppo siamo noi che siamo stati sfortunati. Avessimo avuto la fortuna di nascere in America. Perché che? In America non si fuma? Da nessuna parte. In America è vietato. Al bar, per strada, negli uffici, in piazza, a casa tua, in macchina, sott'acqua. Vero? Non si può fumare? Non si può fumare. Perché? Perché? Così, gli americani ci tengono alla salute, caro mio. Gli americani ci tengono. Questo fatto che c'è nelle sigarette il fumo uccide, questo l'hanno inventato gli americani. Sì. In America. The smoking uccide. Bella cosa, giusto. No, ma non ti immaginare solo nelle sigarette, dappertutto l'hanno scritto. Tu compri una bottiglia di whisky, ci hai messo attenzione, fa male al fegato. Addirittura, giusto. Ci tengono alla salute. Nelle macchine, attenzione, questa macchina può sbattere. Giusto. E nei missili che ci scrivono? Attenzione, può causare pace. Ci tengono alla salute. Ma vedi, per esempio, se tu giri Bush, c'è scritto attenzione, può essere rieletto. Senti. E se giri Berlusconi? Occhio, si può reincarnare. Ma perché non viene a mangiare a casa mia stasera? Ma perché a mangiare a casa non ne ho io che devo venire da te? Ma che c'è? Ma chi c'è? Noi stiamo facendo una festa. Quando tu dici le cose che ti piacciono non devi ridere. Lo so, ma... Capito? Sì. Perché una cosa... Se no paghi 10 euro, 15 euro e no. Ti metti dall'altro lato. Ho riso perché una volta veramente una mia zia ha detto così a mia madre, per quello, quindi... È una bella famiglia, siete. Senti, e allora, che mi dice? Stiamo facendo una festa a casa mia. Ah, sì? Te lo ricordi mio cugino Paolo Paticolo? Paticolo? Quello che è scomparso 20 anni fa. Te lo ricordi?
Sì, Paolo. Quello che era scomparso vent'anni fa. Vent'anni fa, mi. È tornato. Ah, sono contento. È tornato dopo vent'anni. Che bello. Ma vent'anni, ma dove è stato? In coda sulla Salerno Reggio Calabria. Sono contento. Sono certo, contento. Ci sono problemi, perché, cara mia, purtroppo abbiamo problemi perché la moglie ha aspettato, però poi dopo una settimana si è sposata. Lui pure, certo, c'ha un'altra storia con una donna che ha conosciuto lì in coda sull'autostrada, della coda accanto. Certo, pure quella è una storia tormentata, perché la coda di lei andava avanti 200-300 metri e stavano 5-6 anni senza vedersi, poi lui la raggiungeva. Fino a che lui non gli ha detto che facciamo con due macchine, butta la tua e vieni a vivere in macchina con me. Amori sacrificati. Ma stiamo facendo questa bella festa, mangiare, cose. Perché non vieni a mangiare? No, ma io mangiare a casa tua non ci vengo. E perché? No, giù, l'ultima volta che sono venuto sono stato male per colpa vostra. Ma perché? Che è sicuro che sei stato male di qualcosa sicuro, che hai mangiato? Sicuro. Perché? Ho mangiato la non neanche lo posso dire che mi viene da rimettere. La pasta con le sarde che hai fatto, lascia stare. Ah, la pasta con le sarde non te ne può fare mai male. La pasta con le sarde è una cosa genuina, semplice. Una cosa genuina, semplice. Ma poi come la faccio io? E appunto, come la fai tu? Secondo tradizione. E com'è secondo tradizione? Faccio un battuto di cipolle, aglio, olive, patate, sedano, carote, radicchio, insalata verde, insalata rosa, aceto e salmone. Ci metti le sarde? Non è periodo di sarde, non si trova. Poi metto 2 chili di salsiccia sbriciolare con 5 litri di vino per dargli l'aroma. E nel mentre preparo una cremina di panna e uova montata a neve con i peperoni. Mescolo il tutto con il pecorino romano e prima di servire in tavola una spolverata di prezzemolo. Ma perché mi guardi così? Ma perché tua moglie come la fa? Senza prezzemolo. Però ci andrebbe. Ci andrebbe, però ci andrebbe. Secondo tradizione ci andrebbe. Secondo tradizione ci andrebbe. Fammene andare. No, non mi trattenere, me ne devo andare. Devo andare in banca, devo andare a litigare con la banca, perché adesso siamo arrivati al limite brutti, devo cambiare finalmente, banca. Devo finalmente cambiare l'hai banca. Capito. Basta, c'hai la banca antica, c'hai la banca d'antiquariato, c'è il direttore si chiama Luigi XVI, gira ancora con parroccone, dai! Ieri mi hanno combinato l'ultimo. Che è successo? Ieri sono andato là, dovevo fare un versamento, gli ho detto devo versare. Dove vado? Dice terzo sportello, dove c'è l'impiegato col passamontagna qua. Va bene, ancora l'impiegato col passamontagna. Mia cugina c'è una banca di queste veloci, queste moderne. Lei esce per andare a fare il versamento, passa il capocassiere col Vespino e gli fa il versamento a posto. Che sono più moderne. Ormai le banche moderne di oggi si nascondono negli angoli più bui, ti aspettano la notte quando torni a casa. Niente, sono arrivato là, dice quanto deve versare? Gli ho detto 300 euro. Dice, signore mio, non le conviene perché lei paga, versa 300 euro e già dopodomani, con tutte le spese che affronta, è sotto di 547 euro. Ho detto, ma mi scusi, ma questo che è? Curare l'interesse del cliente, questo è? Loro curano il loro, tu ce l'hai scritto pure nel contratto, in braille ma c'è scritto. Lo so, però cambio banca. Dimmi una cosa, non per farmi gli affari tuoi, ma tu che conto hai? Conto limone. Qua è l'inghippo. Tu devi fare come a me, ti devi fare il conto cetriolo. E qual è la differenza? Ti spiego che me l'hanno spiegata in banca. Col conto limone la banca ti spreme, il succo se lo prendono loro e le bucce le danno a te. Invece col conto cetriolo... E tu da molto tempo ce l'hai. Ormai non lo sento neanche più.
Io sono fiero di essere siciliano. Io mi vergogno di essere siciliano. Io sono fiero di essere siciliano perché Europa, Africa, Occidente, Oriente, c'è proprio la posizione comoda. Io mi vergogno di essere siciliano perché siamo nati comodi. Io sono fiero di essere siciliano perché questo mare, queste spiagge, questo sole. Io mi vergogno di essere siciliano perché a parte questo mare, a parte queste spiagge, a parte questo sole. Io sono fiero di essere siciliano perché da noi è nata la civiltà. Io mi vergogno di essere siciliano perché da noi è nato Emilio Fede. Io sono fiero di essere siciliano perché almeno Castelli è nato altrove. Io mi vergogno di essere siciliano perché almeno altrove hanno qualcuno che li difende. Io sono fiero di essere siciliano perché arabi, francesi, spagnoli, borboni abbiamo resistito a più di 1000 invasioni. Io mi vergogno di essere siciliano perché va bene le invasioni, ma dare 61 deputati su 61 a Forza Italia non ci avrebbero sperato neanche i borboni. Io sono fiero di essere siciliano perché ci adattiamo a qualunque cosa. Io mi vergogno di essere siciliano perché ci accontentiamo di qualunque cosa. Io sono fiero di essere siciliano perché... Aspetta. Calma. Ma che fretta c'è? Io mi vergogno di essere siciliano perché... Aspetta. Calma. Ma che fretta c'è? Io sono fiero di essere siciliano perché guardo il nostro cielo e penso che ha ispirato 1000 poeti. Io mi vergogno di essere siciliano perché guardo il rubinetto secco e mi sovvien l'eterno. Io sono fiero di essere siciliano perché di qualsiasi cosa ne cogliamo sempre l'aspetto comico. Io mi vergogno di essere siciliano perché non prendiamo niente sul serio. Facile. Io sono fiero di essere siciliano quando vedo per la mia città carovane di turisti, quasi sempre tedeschi, in pantaloncini corti a dicembre. E dico, ma questi ad agosto come verranno? Io mi vergogno di essere siciliano perché ancora oggi sento dire lascia perdere, è sempre stato così, ma chi te lo fa fare? Io sono fiero di essere siciliano perché siamo ottimisti. Io mi vergogno di essere siciliano perché rispetto all'Europa, anche a voler essere ottimisti, siamo 20 anni indietro. Io sono fiero perché se Dio vuole, tra 20 anni li raggiungiamo. Io mi vergogno perché nessuno si indigna più per una Palermo-Messina iniziata 40 anni fa e mai finita. Io sono fiero perché pur di lavorare onestamente ci facciamo ancora 3000 chilometri. Io mi vergogno perché ancora oggi sento dire ai tempi della Democrazia Cristiana mangiavano ma facevano mangiare. Io sono fiero perché da noi la famiglia ha ancora un senso. Alle volte due. Io mi vergogno di essere siciliano perché se mi capita di essere chiamato mafioso a Milano internamente mi scatta una sensazione di potere. Io sono fiero di essere siciliano, perché Falcone, Borsellino, Padre Puglisi sono siciliani. Io mi vergogno di essere siciliano, perché Falcone, Borsellino, Padre Puglisi erano siciliani. Io sono fiero di essere siciliano perché Libero Grassi ne era fiero. Io mi vergogno di essere siciliano perché internamente penso che Libero Grassi se l'è cercata. Io sono fiero di essere siciliano perché mi sento di appartenere a qualcosa di grande. Io mi vergogno di essere siciliano perché ci mancherà sempre qualche cosa per diventare grandi. Io sono fiero di essere siciliano perché è la cosa più bella che mi ha lasciato mio padre. Io mi vergogno di essere siciliano perché è l'unico modo per farmi sentire. Io sono fiero di averla lasciata questa Sicilia, così un giorno potrò dire ai miei figli: lo vedi che cosa ti ho risparmiato?
invece non la voglio lasciare questa Sicilia. Non la voglio lasciare così, perché voglio vincere. Per ringraziarvi vi possiamo dire quali sono le nostre origini, perché non so se voi lo sapete. No, a parte le origini, diciamo, come terra, quello mai lo so che non si sente più, che siamo siciliani, perché abbiamo fatto anni e anni di dizione, quindi ci teniamo a dirlo che veniamo dalla Sicilia, magari qualcuno non... Però, diciamo, quali sono le nostre origini? Allora, non tutti lo sanno, ma noi, Ficarra e Picone, pensate, noi non nasciamo cabarettisti. Non lo sapevate questo, vero? Allora, pensate un po', noi, Ficarra e Picone, noi nasciamo gigolò, strip man. Allora, questa ironia non aiuta il dialogo. Vi dicevo, noi nasciamo gigolò, strip man. Abbiamo sempre venduto il nostro corpo alle donne. Alle volte lottizzato proprio. È un po' il destino di chi come noi nasce a sex symbols. Questo secolo si ricordano noi, Berlusconi e Charles Aznavour. Però, quasi di dare un dispiacere a molte di voi, ci siamo resi conto che un giorno la nostra bellezza svanirà. Direte voi, mi ancora c'è tempo, per carità. Lo so, però nell'attesa che arrivi questo infausto giorno e trovate un altro comico che dica infausto, sai quante ne potrei dire? Che non so che significa. Nell'attesa che arrivi questo infausto giorno ho detto facciamo qualcosa per il futuro, per quando non saremo più così belli, alti, slanciati, con i muscoli guizzanti. Così eravamo indecisi se fare i cabarettisti o i farmacisti. Detto facciamo i cabarettisti, l'orario è più flessibile. No? Bene, detto questo, a me non mi rimane che ringraziarvi. Adesso uscirò, noi vi accendiamo le luci, avete più di 3 secondi per abbandonare la sala. Ah, ecco, una cosa però che volevo dirvi importante è questa. Ecco, di solito, arrivato a questo punto dello spettacolo, c'è sempre qualche maleducato, stasera non succederà, però c'è sempre qualche maleducato tra il pubblico che comincia a battere le mani, forsennatamente, gridando bis, bis. Nella vana speranza che noi riusciamo a fare altri 5 minuti, che in effetti abbiamo. No. Mi commento da solo. È punizione quando un giocatore cade dopo essere stato toccato. Un giocatore si tocca senza essere caduto. Un giocatore cade perché si è toccato troppo.
Please! Tu sei italiano? Tu sei italiano? What's your name? Please! Tu sei italiano? What's your cognome? Ti do un'ultima possibilità. The pen, the penny sonde? Please! Tu sei italiano, ma perché fa lo straniero? Per giocare nell'Inter! Non faccio più! Non se ne può più, ma da quanto tempo giochi nell'Inter? 6 anni, sono entrato come magazziniere, poi via via ho fatto concorsi interni. Io 10 anni, a te non ti ho visto mai. Ma se cambiano sempre i titolari ci dobbiamo conoscere, non è della panchina lunga. Che numero sei? Fammi vedere. Che 312, quindi tu sei nei spogliatoi nuovi, quelli prefabbricati. Ma com'è possibile che giocate nell'Inter e avete lo spogliatoio in provincia di Afragola? Ogni giorno mi tocca prendere il trenino della società. Il trenino? L'Intercity. E ti dico, guarda. E questo è niente. Un attimo. Ho saputo da voci di saletta, che vengono prima delle voci di corridoio, che sta arrivando un'equipe di cinesi. Beh, dammate, pure i cinesi. 84. 84 cinesi. Equipe 84. Ma io dico, ma di questi cinesi, il presidente, ma che cosa se ne deve fare? La muraglia a centrocampo. E questo è niente. Generalmente ci sono i dirigenti che cercano i finti stranieri come me. Ieri un dirigente ha beccato un siciliano che si spacciava per norvegese. Ma pure lui, la carnagione. No, la cassata. Il siciliano non ha resistito. Un mese fa si è mangiato la cassata. Ieri è passato un dirigente, l'ha salutato. Ahia, gli ha ruttato la ricotta in faccia. Dopo un mese. E la ricotta quando è buona si aziona, si solidifica. Allora il siciliano è scappato. Si è andato a infilare nello spogliatoio sud. Lo spogliatoio è stato circondato dalla polizia interna. L'Interpol. Bravo. Lui con un cucchiaino ha cominciato a scavare un tunnel fino a quando non è rimasto bloccato là dentro. È intervenuta la polizia con un enorme cavatappi e gliel'hanno infilato. A lui e dove? Lo hanno stappato e lo stanno interrogando perché sono convinti che lui sa i nomi degli altri finti stranieri. Lo torturano, c'è Recoba che gli tira le punizioni in faccia. Poverino, sarà tutto lividi. Non lo piglia mai, mai, mai. Comunque ora mi vado a preparare perché stanno arrivando, devo fare tutto il comitato d'accoglienza per questi cinesi. Poi ci sono anche 8 difensori, 12 centrocampisti. Ma questi, ma quando giocheranno mai? No, li usano come pezzi di ricambio. Sì. Si rompe il ginocchio di un titolare, loro pigliano un ginocchio di questi e lo montano al titolare. E dei ginocchi vecchi che ne fanno? Non lo so, però per sicurezza a mensa non pigliare le polpette. Vedi per esempio Vieri. Vieri c'ha la coscia di un polacco e il polpaccio di un russo. E il cervello? Quello è un mistero. Allora, noi vorremmo lasciare con una cosa che riguarda l'amore, però non l'amore di quelli che... una cosa seria, quindi, non nell'amore di quelli che si possono incontrare normalmente nella vita, ma di quello che è il primo amore, che non si dimentica mai perché fa da termine di paragone rispetto a tutti quelli che verranno successivamente. Per cui tutti abbiamo avuto un primo amore, io ho avuto un primo amore, Salvo, nonostante le apparenze, ha avuto un primo amore, e a questo primo amore, Salvo, ha dedicato una poesia che se lui si sentirà di recitarvi, ve la reciterà. Però vi prego di accoglierlo con un applauso diverso da quello che avete fatto fino a questo punto dello spettacolo, siete stati fin troppo buoni. Però io per l'occasione vorrei un applauso da cosiddetta prima teatrale. Non so quanti di voi conoscono l'applauso da prima teatrale, io ho scoperto da pochissimo che esiste un applauso da prima teatrale. Secondo voi, com'è l'applauso da prima teatrale? 1, 2, 3, via! È proprio il contrario. Le prime teatrali, che cos'è la prima teatrale? Quando comincia una produzione, cioè i produttori sono quelli che mettono i soldi, allora quando inizia una produzione, una tournée teatrale, quasi sempre si comincia da Roma, e per fare in modo i produttori che quell'evento, che poi andrà in tutta Italia, sia molto pubblicizzato e quindi ne parlino i giornali, la televisione, c'è un metodo facilissimo, e c'è quello di invitare 1000 persone, per esempio, alla platea, 1000 VIP, o cosiddette persone importanti, prefetti, magistrati, ministri, tutta gente importantissima con la macchina blu fuori, tutte persone che, prese singolarmente, sono delle bravissime persone. Ma quando sono tutti insieme, viene fuori il famoso applauso da prima teatrale, che è un applauso fighettino con la mano morta che chi è sulla scena sente appena,
Però devo riconoscere che questo modo di non fare vedere quello che tu c'hai dentro attribuisce un'atmosfera di importanza a tutto quello che succede sulla scena. Quindi per un attimo trasformiamoci tutti in persone importanti e fatemi sentire importante, perché il momento è importante e parleremo d'amore. Quindi al mio tre, mi raccomando, applauso con la mano moscia, ma leggera, leggera, leggera. Io lo devo appena sentire e voi vedrete che si attribuisce un'atmosfera di importanza a tutto. Allora via, uno, due, tre. O mi sono spiegato bene io, o ci avete le macchine blu fuori che vi aspettano. Comunque, io ho fatto tutta questa premessa, ma non è detto che Salvo voglia fare questa poesia, perché come si dice, l'attore esorcizza il dolore sulle tavole del palcoscenico. Io glielo chiedo. Salvo... Sì, me la sento! Se la sento. Signori, accogliamo con un grosso applauso l'attore Ficarra. Sì, che applauso meraviglioso. A saperlo prima mi cambiavo. Ci tengo subito a dirvi che questa sera per questa poesia abbiamo scelto dei versi sparsi in endecasillabi sciolti. Per cortesia, ci siamo divertiti, ora basta, giusto? La poesia si intitola La strada. The Street, quando la faccio all'estero. Le Roi, se la faccio in Francia. Dedicata all'amore. Di Ficarra, Picone, Ficarra, la strada. E segue Ficarra. Alla sedia, Picone. Bravo! Grazie! Dal portone di casa di corsa io esco, un sospetto il cor m'assilla e il cielo cupo l'angoscia cantava. Esco per strada e non ti vedo, giro l'angolo e non ci sei. Ti cerco tra la folla ma non ti trovo. Che il motorino si sono fottuti. Che dirvi, se lo spettacolo vi è piaciuto, ricordatevi che Ficarra e Picone facciamo anche matrimoni, battesimi e comunioni. Well, belong, so bring me home.